Oggi è il quinto ultimo webinar di questo ciclo di seminari online che Formez ha dedicato all'Open Government nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta. Ormai siamo quasi alla fine della settimana, si concluderà domani, nel nostro caso oggi, con questo webinar. La settimana dell'amministrazione aperta è una bellissima iniziativa che, come potete vedere da questo screenshot, ha coinvolto si è È stata promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ma è stata a cui hanno aderito molte amministrazioni di vario livello, da ministeri a comuni, e come potete vedere si è svolta in tutta Italia in questi giorni. Abbiamo visto nei giorni scorsi un video, uno spot, non ve lo ripropongo in questa occasione, lo ritrovate comunque online nel canale dell'OGP Italia, nel canale YouTube dell'OGP Italia. Era uno spot molto breve, però è carino perché introduce i temi e soprattutto introduce il tema, il motto di questa settimana, che è la partecipazione e la soluzione. La partecipazione, che è proprio il tema del webinar di oggi, partecipazione che decliniamo nel webinar con le consultazioni pubbliche. Cos'è la consultazione? La consultazione è uno strumento di democrazia partecipativa che aiuta l'amministrazione a identificare le necessità percepite e l'impatto prodotto dalle azioni pubbliche nella vita dei cittadini. Nel webinar di oggi proviamo a fornire indicazioni su come le PA possono gestire i processi consultivi, anche alla luce delle linee guida sulla consultazione pubblica redatte dall'OGP Team, a loro volta in consultazione fino a metà febbraio e presentate proprio ieri mattina in via ufficiale al Dipartimento della Funzione Pubblica. Quindi oggi avremo il responsabile di questa attività, il dottor Stefano Pizzicannella, che ci presenterà, diciamo, quasi in anteprima, sono pubbliche solo da ieri, queste linee guida per la consultazione. Avremo poi un intervento della collega Laura Manconi, della Formez, che ci parlerà di quali sono i vantaggi e le criticità delle consultazioni pubbliche, e poi nella seconda parte del webinar avremo il racconto di due esperienze di consultazione pubblica tra le più interessanti in Italia e tra l'altro anche queste selezionate proprio nell'ambito della consultazione che si è svolta sul sito open.gov.it e che ha accompagnato la consultazione sulle linee guida. Quindi sono state raccolte alcune esperienze di consultazione e sono state pubblicate. Tra queste, le due tra le più interessanti sono quelle che vi presentiamo oggi. Io partecipo più Plus della Regione Emilia-Romagna e il bilancio partecipativo del Comune di Milano. Sono le 12:07, siete oltre 400 partecipanti, in questo momento esattamente 412. Io non voglio rubare ulteriore tempo ai relatori, quindi chiedo al dottor Stefano Pizzicannella di attivare il suo microfono e la sua webcam e gli lascio la parola per presentarvi, come vi dicevo, le linee guida sulla consultazione pubblica in Italia. Aspetto di sentirle in audio per poter disattivare il mio microfono. Ancora non la sento, le chiedo di cliccare nuovamente sul microfono, sull'icona a forma di microfono che trova nella barra in alto. Eccoci, Ecco, mi senti? prego. Sì, la sento perfettamente, chiedo ai partecipanti un feedback e comunque buon lavoro a tutti. Grazie Gianluca e buongiorno a tutti, grazie per esservi collegati anche oggi per il webinar. So che questo è uno degli appuntamenti di una serie di webinar che il Formez ha offerto durante la settimana dell'amministrazione aperta. Io, come rappresentante del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'OGP Team, che è una piccola squadra che qui al Dipartimento lavora alla partecipazione dell'Italia all'Open Government Partnership, ringrazio il Formez come anche altri organismi e amministrazioni che hanno voluto dare il loro contributo alla settimana dell'amministrazione aperta. Io oggi vi parlerò delle linee guida per la consultazione per le pubbliche amministrazioni che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha prodotto nell'ambito dell'Open Government Partnership come una delle azioni che è prevista dal piano italiano per l'Open Government Partnership. E farò una piccolissima
Premessa su che cos'è l'OGP, anche se immagino che molti di voi sappiano di cosa stiamo parlando, però voglio contestualizzare questo esercizio che è stato fatto di stesura di queste linee guida nell'ambito più ampio delle politiche per l'apertura dell'amministrazione che l'amministrazione italiana sta perseguendo e il Dipartimento della Funzione Pubblica sta sostenendo e quindi più complessivamente l'iniziativa internazionale che copre le azioni che i diversi stati stanno compiendo in questo campo. L'Open Government Partnership è un'iniziativa che ormai coinvolge 70 paesi, è volta a favorire la collaborazione tra i governi e la società civile nei diversi paesi e tra i paesi e i principi che sono stati, diciamo, definiti nel 2011 come ispiratori di questa partnership sono quelli della trasparenza, della partecipazione, dell'integrità e della digitalizzazione. L'attuazione di questi principi dovrebbe sostenere complessivamente i processi di apertura delle amministrazioni e delle istituzioni pubbliche. L'Italia ha aderito a questa iniziativa fin dal 2011, fin dall'inizio, ma soltanto lo scorso anno c'è stato un vero e proprio salto di qualità da parte del nostro paese nella partecipazione in questa iniziativa. L'impegno anche politico della ministra per la semplificazione della pubblica amministrazione Madia per questo esercizio è stato notevole e questo ha consentito a più di 20 amministrazioni di arrivare alla stesura di un piano per il 2016-2018 con ben 34 azioni. Le amministrazioni sono sia centrali che locali, coprono tutta l'estensione del territorio italiano da nord a sud e ci sono amministrazioni anche di diverso colore politico. Questo è significativo perché siamo stati in grado di intercettare quello che è un cambiamento in atto presso tutte le amministrazioni. I processi di apertura delle amministrazioni sono in linea con i percorsi di riforma amministrativa che già sono stati avviati, ovviamente da questo governo, ma ancora di più dal governo precedente, quando il ministro Madia ha proprio avviato un percorso di riforma organico e complessivo della riforma amministrativa, che ha avuto, diciamo, dei punti nodali nell'adozione per la prima volta in Italia di una legge sulla trasparenza ispirata al Freedom of Information Act, che è il FOIA, e con una forte pressione anche per il rilascio dei dati, significative azioni sono state compiute in questo campo, per il rilascio dei dati in formato aperto. L'Italia, voglio soltanto dire brevemente, è uno dei pochi paesi all'interno dell'OGP che si è dotata di un forum multi-stakeholder per il confronto permanente con la società civile ed è proprio l'Open Government Forum che abbiamo istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e che ha consentito inizialmente il confronto per la stesura del piano e poi successivamente anche per il monitoraggio delle azioni dello stesso. Vi dico soltanto che le 34 azioni sono ovviamente già in corso di attuazione e sul sito www.open.gov.it si può seguire diciamo, il monitoraggio dell'attuazione di queste azioni. C'è una sezione dedicata appositamente al monitoraggio e con un sistema molto anche intuitivo di semafori rossi, verdi o gialli si può capire quanto un'azione sia, diciamo, attuata pienamente, parzialmente o quanto non lo sia affatto. Il coronamento di tutto questo percorso di impegno da parte della Ministra e del Dipartimento della Funzione Pubblica sui processi di apertura c'è stato a Parigi quando l'Italia ha partecipato al summit organizzato dalla presidenza francese di OGP nel 2016 e quando l'Italia, come altri paesi, ha sottoscritto alcuni degli impegni collettivi che erano, diciamo, stati considerati come valevoli di attenzione per il 2017 e 2018. In particolare l'Italia ha sottoscritto impegni sulla pubblicità per l'agenda degli incontri, su questo ci sono già azioni specifiche all'interno del nostro piano, il MISE, il Ministro per lo Sviluppo Economico, ha aperto le proprie agende, stessa cosa hanno fatto a livello locale assessori del Comune di Milano e del Comune di Roma. Un altro impegno collettivo è quello sull'accesso all'informazione e quindi una implementazione monitorata e corretta del Freedom of Information Act. E da ultimo, ed è questo il tema di cui vorrei parlarvi oggi, è un impegno che abbiamo sottoscritto, quello per dotare l'amministrazione di migliori strumenti che consentano un coinvolgimento più effettivo dei cittadini all'interno dei processi decisionali.
non vi dico nulla sulla settimana dell'amministrazione aperta perché siamo all'interno di questa. Voglio soltanto notare che oggi, in questa slide c'è un dato aggiornato, abbiamo raggiunto i 241 eventi, per la settimana dell'amministrazione aperta. Quindi le linee guida per la consultazione. Ora, questa era una delle azioni, è una delle azioni inserite all'interno del piano, per l'open government ed era una delle azioni che ci era stata chiesta dalla società civile, era stata inclusa già nel secondo piano di azione. Italiano per l'Open Government Partnership, effettivamente non è stata attuata in quella fase, in quel biennio, non vi erano le condizioni per procedere in maniera sistematica su questo piano, ci sono appunto in questo momento e quindi l'azione è stata inserita nuovamente su sollecitazione della società civile all'interno del nostro piano e diciamo il Dipartimento della Funzione Pubblica si è fatto promotore di questo percorso. Abbiamo fatto nell'ambito dell'Open Government Forum realizzato un tavolo specifico dedicato alla partecipazione. Questo tavolo vede la partecipazione appunto di organizzazioni della società civile che più sono vicine e sostanzialmente sensibili rispetto al tema della partecipazione e della consultazione pubblica. Ci sono anche le amministrazioni che più sono impegnate su questo fronte, penso al MISE, che è, diciamo, ovviamente, penso anche al MIT, che sono, diciamo, impegnate in prima linea sul fronte della consultazione, ma penso anche alle amministrazioni o alcune amministrazioni locali. Con il gruppo di lavoro abbiamo lavorato ad una prima stesura di bozza preliminare di queste linee guida, ci siamo ispirati alle migliori pratiche che già esistono a livello internazionale in alcuni contesti statuali come il Regno Unito, come gli Stati Uniti, ma anche in alcuni contesti legati ad organismi internazionali di dibattito, come per esempio l'OCSE, che ha prodotto delle linee guida per la consultazione e che ne produrrà di nuove a distanza di quasi 10 anni. Nel corso di quest'anno. L'ispirazione ci ha consentito di buttare giù una prima bozza di linee guida che però ovviamente abbiamo cercato di adattare alla realtà amministrativa e culturale italiana. Questa prima bozza è stata finalizzata con una riunione del gruppo di lavoro il 30 novembre del 2016 e poi c'è stata una consultazione che è durata quasi 2 mesi sul sito www.open.gov.it. Questa consultazione ci ha consentito di avere un numero abbastanza significativo di commenti e di esperienze segnalate. Parallelamente alla pubblicazione delle linee guida, infatti, abbiamo chiesto all'organizzazione della società civile, ma anche alle amministrazioni, di segnalarci esperienze significative di consultazioni che siano già avvenute in Italia. Ne abbiamo raccolto 36 e di queste 30 le abbiamo considerate valide perché non erano duplicate o perché avevano comunque un numero significativo di indicazioni da poter essere considerate. E quindi a valle di questo percorso di consultazione le linee guida sono state ulteriormente finalizzate. Ci tengo a dire che sia le linee guida che le esperienze segnalate e raccolte in questo periodo di consultazione, che un rapporto di sintesi e valutazione di queste esperienze segnalate sono ora disponibili da ieri sul sito open.gov.it in una sezione specifica dedicata e quindi possono essere già diciamo, oggetto di consultazione e di utilizzo. Che cosa sono le linee guida? Cosa vogliono offrire? Allora, prima di tutto sono un documento di policy, è un documento molto agile, molto snello a nostro avviso, contiene 9 principi e una serie, quasi una quarantina di criteri attuativi che possono essere considerati come degli elementi che danno uno spunto per la concreta attuazione appunto degli stessi principi. Le linee guida non sono uno strumento di normazione cogente, come molto spesso in Italia siamo abituati a vedere progredire i cambiamenti amministrativi. Vogliono essere appunto uno strumento di policy, un documento di policy offerto alle amministrazioni perché queste possano utilizzarlo qualora volessero fare delle consultazioni che possano avere dei caratteri di qualità ed effettività. Noi abbiamo invitato anche ieri nel corso di una riunione che qui abbiamo tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica con il nostro capo dipartimento e i rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali, abbiamo invitato tutte le amministrazioni pubbliche ad utilizzare queste linee guida, ad ispirarsi a queste linee guida, ogni qualvolta
esse vogliano o per obblighi di legge o anche volontariamente realizzare delle consultazioni nelle diverse fasi della realizzazione delle politiche pubbliche, dalla semplice definizione di politica pubblica all'attuazione delle politiche pubbliche, alla fase di erogazione dei servizi, in qualsiasi momento dovessero o volessero fare delle consultazioni, le linee guida vogliono offrire uno strumento affinché queste consultazioni abbiano, diciamo, un carattere di, come ho detto prima, di effettività e di qualità. I 9 principi sono, a nostro avviso, abbastanza chiari e concisi e appunto corredati da criteri attuativi che ne facilitano, diciamo, l'utilizzo. Lo spessore di queste linee guida è dato anche dal lavoro che c'è stato dietro di condivisione con la società civile. Poi quando passerò in rassegna con più dettaglio questi principi e questi criteri, farò riferimento a quei passaggi che sono effettivamente stati il frutto di un'ulteriore riflessione con alcuni colleghi della società civile, che effettivamente hanno consentito a noi di aggiustare e tarare meglio, diciamo, queste linee guida. Le linee guida come tali, ovviamente, sono uno strumento in evoluzione, quindi quelle che abbiamo presentato ieri sono, diciamo, il prodotto finale di una prima fase di lavoro. Vorremmo che nel corso dei prossimi mesi queste linee guida venissero utilizzate il più possibile. Noi ci siamo impegnati nel piano d'azione OGP a realizzare 3 consultazioni che abbiano, rispettino chiaramente queste linee guida, in modo da poterne verificare la bontà sul campo. Siamo quindi pronti, a valle di questa fase di sperimentazione delle linee guida, a rivederle qualora dovesse essere necessario, sulla base dell'esperienza maturata da quelle amministrazioni che avranno voluto utilizzarle. E ovviamente anche sulla base delle indicazioni che verranno anche dalla società civile nel corso di questi mesi sulla bontà ed effettiva qualità delle stesse linee guida. Da questo punto di vista, la raccolta delle esperienze di consultazione, sia passate che in corso di attuazione, sarà fondamentale, perché ci darà ulteriori elementi per valutare le stesse linee guida. Quello che andiamo a fare alla fine di questo percorso, quindi diciamo alla fine di quest'anno o all'inizio dell'anno successivo, è quello anche di riuscire ad abbinare a ciascun principio che è stato evidenziato all'interno delle linee guida anche quelle consultazioni realizzate che abbiano un particolare motivo per essere evidenziate in relazione a quel principio. Quindi ciascun principio, oltre ad avere i criteri attuativi, noi vorremmo potesse essere anche corredato da una serie di consultazioni alle quali ispirarsi, perché particolarmente meritevoli rispetto a quello stesso principio. Ovviamente indicando anche per gli amministratori responsabili o coloro che sono effettivamente stati in grado di portare avanti delle consultazioni. Vorremmo che divenissero queste linee guida anche, diciamo, uno strumento di confronto pratico tra coloro che hanno già realizzato consultazioni, in modo da che l'esperienza stessa possa aiutare chi si affaccia su questo mondo. Abbiamo raccolto noi in questi anni, qui al Dipartimento della Funzione Pubblica, molto spesso c'è uno smarrimento da parte di amministratori che, pur volendosi affacciare al mondo della consultazione, dove non ci sono, appunto, come ho detto prima, specifici regolamenti, non ci sono specifiche indicazioni cogenti, è un mondo dove ci si può muovere in maniera abbastanza libera, e quindi è un mondo in cui ci si muove chiedendo però indicazioni su come diciamo, assicurare un risultato che sia di qualità. Ecco, le linee guida vogliono essere questo: offrire a quegli amministratori coraggiosi diciamo, la possibilità di agire con qualità, e queste linee guida possono dare questo tipo di indicazioni. Passerei, diciamo, cercherei di passare velocemente in rassegna quelli che sono i criteri che noi abbiamo individuato all'interno delle nostre linee guida, scusate, i principi e i criteri che noi abbiamo individuato all'interno delle linee guida. Il primo, ovviamente, è il principio dell'impegno. L'impegno è significativo perché intraprendere un percorso di consultazione che coinvolga cittadini, organizzazioni della società civile, imprese, non può avvenire senza che ci sia un impegno dei vertici dell'amministrazione, un impegno che deve vedere coinvolti i vertici politici, se esistono, i vertici amministrativi e gli stessi funzionari che sono ovviamente impegnati nella realizzazione della consultazione. La consultazione non può essere vista come una mera logica di adempimento
o semplicemente come un escamotage comunicativo, ma deve effettivamente vedere l'impegno reale ed effettivo dell'amministrazione, quindi con figure adeguate che possano gestirla, con l'impegno adeguato di risorse che pure sono necessarie per realizzare un esercizio effettivo di consultazione. E con l'impegno di considerare ovviamente la consultazione come una fase essenziale del processo decisionale. Questo è chiaramente fondamentale per dare effettività alla consultazione stessa. Il secondo principio è quello della chiarezza, che abbiamo individuato come elemento fondamentale per dare qualità alla consultazione. Bisogna essere chiari tipo di consultazione che si sta portando avanti, definendo anticipatamente l'esito, se sarà vincolante o meno per la decisione. L'utilizzo del linguaggio anche è fondamentale. La comunicazione, la diffusione della comunicazione sono anche queste rilevanti, e una chiarezza anche sulla divisione della responsabilità necessaria tra le amministrazioni e i partecipanti, e la metodologia anche la metodologia della valutazione finale della consultazione stessa è anche essa, diciamo, oggetto di chiarezza e di comunicazione, in quanto l'intero processo della consultazione dovrebbe avvenire in trasparenza esso stesso. Il terzo principio sulla trasparenza, appunto, fa un focus su questa caratteristica fondamentale che deve essere presente nel processo di consultazione, e quindi la consultazione deve essere adeguatamente comunicata, deve essere comunicato l'esito, i commenti, le proposte che vengono da parte dei partecipanti, deve esserci una reportistica che sia facile da utilizzare e da fruirsi da parte di chi volesse farlo, quindi una pubblicazione anche in forma aggregata e puntuale delle informazioni sui partecipanti, e chiarezza anche su chi conduce ovviamente la consultazione e sui costi che sono stati effettivamente sostenuti. Il quarto principio, il sostegno alla partecipazione, anche questo, diciamo, è fondamentale. La partecipazione alle consultazioni non può essere data per scontata. Ci sono consultazioni che per l'ambito specifico al quale si riferiscono ovviamente hanno una comunità di riferimento che parteciperà alla consultazione più attiva, ma ci sono consultazioni più ampie e più generali che invece questo tipo di automatismo potrebbero non averlo, anzi questo è molto spesso accade. Quindi effettivamente l'amministrazione che vuole effettivamente consultare dovrà anche promuovere un dibattito presso i possibili stakeholder affinché questa partecipazione alla consultazione sia più attiva, più consapevole, più effettiva, quindi da un punto di vista della qualità della consultazione. E quindi la pubblica amministrazione che effettivamente esercita la consultazione dovrebbe attivare iniziative e tecnologie adeguate per favorire la partecipazione, sostenere anche una cultura della partecipazione, dell'integrità e del monitoraggio, eventualmente anche attivandosi presso le scuole. Qui da questo punto di vista una delle migliori pratiche italiane, uno dei migliori casi anche premiata a livello internazionale in OGP, resta ancora Open Coesione, e molti di voi la conoscono. Open Coesione ha attivato una serie di progetti e iniziative ulteriori come Monitor e come a scuola di Open Coesione, che intorno al progetto iniziale di rilascio dei dati aperti sull'utilizzo dei fondi per le politiche di coesione, ha anche attivato appunto iniziative che favoriscono l'utilizzo di questi dati e il monitoraggio di questi dati da parte di coloro che ovviamente sono chiamati ad esserne fruitori. E in particolare nel caso di a scuola di Open Coesione si va proprio a sollecitare i futuri cittadini ad avere una migliore cultura, ad essere più attrezzati per poter leggere dati. Allora, anche in questo caso abbiamo ritenuto di poter inserire questo criterio come uno degli elementi fondamentali perché le amministrazioni sostengano la partecipazione intorno ad un'iniziativa di consultazione. Rapidamente, allora, il quinto principio è quello della privacy. Ovviamente ci sono aspetti rilevanti di tutela della privacy per chi partecipa alla consultazione, che vanno bilanciati con la stessa esigenza di essere trasparenti rispetto ai
ai partecipanti alla consultazione. La consultazione, soprattutto se poi ha un impatto sulla decisione, come dovrebbe avere sulla decisione finale che viene presa, deve essere trasparente anche nel fornire, nel rendicontare coloro che hanno partecipato, chi c'è dietro, diciamo, le posizioni espresse durante la consultazione. Ovviamente, non tutte le consultazioni possono avere la natura e la portata più diversa, possono avere lo stesso grado di pubblicità rispetto ai partecipanti, e quindi è necessario quantomeno che le amministrazioni definiscano in maniera anticipata il grado di anonimato e il livello di autenticazione che viene richiesto. Un'identificazione anticipata del tipo di informazioni registrate, quanto tempo saranno mantenute queste informazioni e la pubblicazione ovviamente delle politiche delle privacy relative alle consultazioni. Su questo noi abbiamo ricevuto anche diciamo, nella fase di consultazione sulle nostre linee guida abbiamo ricevuto anche un parere dell'autorità garante per la privacy, che ovviamente pubblicheremo insieme a tutti i commenti che abbiamo ricevuto durante la fase di consultazione, anche perché ovviamente anche noi, avendo consultato sulle linee guida per la consultazione, saremo trasparenti sugli esiti della consultazione. Imparzialità, questo anche è un criterio molto importante, il criterio dell'imparzialità, ed è uno di quei criteri che diciamo, abbiamo ritenuto di mettere più in evidenza proprio perché le consultazioni possono avere un bias specifico verso un esito piuttosto che verso un altro, e quindi è importante che i quesiti siano formulati in modo neutrale. Questo è un elemento, un'indicazione che proprio è venuta dal confronto con alcuni colleghi della società civile. Quindi la formulazione dei quesiti, la modalità con cui la consultazione viene posta è fondamentale affinché ne sia garantita la neutralità e quindi la partecipazione da parte di chi vuole essere consultato non abbia, diciamo, un esito predeterminato o comunque condizionato, e quindi gli interessi espliciti e dichiarati devono essere pubblicati durante il processo di consultazione, e tutti i potenziali soggetti interessati devono poter avere modo di essere consultati, rappresentativi dei diversi interessi in gioco, e ovviamente l'analisi dei dati dovrà essere neutra, completa e trasparente. Il principio numero 7 è quello dell'inclusione. Ovviamente anche qui la pubblica amministrazione dovrà assicurare che tutti i potenziali interessati abbiano effettivamente possibilità di accesso alle diverse fasi della consultazione, e il grado di anonimato, anche qui ritorna un aspetto legato alla privacy, non dovrà essere pregiudicante rispetto alla partecipazione di tutti. Quindi anche qui la definizione della politica rispetto alla privacy non dovrà essere pregiudicante degli esiti della consultazione rispetto alla possibilità di tutti di partecipare. E per ultimo, no, scusate, per ultimo principio è quello della tempestività. Ovviamente la durata della partecipazione, la durata della consultazione, scusate, dovrà avere una durata adeguata. Noi abbiamo indicato un periodo tra le 8 e le 12 settimane, che è quello che anche a livello internazionale viene più spesso indicato, e ci sembra effettivamente adeguato. Questo dovrebbe consentire ai diversi punti di vista in discussione di poter emergere nel corso della consultazione, e anche un periodo di dibattito prima della consultazione dovrà essere preso in considerazione per consentire proprio quella partecipazione ragionata ed effettiva da parte di coloro che sono interessati, e consentire anche un'adeguata fase di coinvolgimento di tutti i potenziali partecipanti alla consultazione. Da ultimo, l'ultimo criterio è quello dell'orientamento al cittadino. Non è certo il meno importante. Abbiamo parlato all'inizio con l'impegno degli oneri, anche finanziari, ma non solo, che ci sono a carico dell'amministrazione che conduce una consultazione, ma una consultazione è anche onerosa per chi partecipa. Partecipano molto spesso organizzazioni della società civile, ma molto spesso anche cittadini che hanno altre attività da compiere, che non hanno necessariamente troppo tempo a disposizione. Quindi effettivamente occorre che la conduzione della consultazione abbia dei caratteri che possano conciliare la partecipazione, facilitare la partecipazione, evitare di affaticare
il cittadino mediante strumenti che non sono di facile accesso, mediante la conduzione, per esempio, di consultazioni durante le festività o periodi di ferie, la coincidenza di consultazioni con altre consultazioni, insomma, evitare per quanto possibile il carico, soprattutto su quei cittadini che abbiano volontà e desiderio di partecipare alla consultazione, ma senza averne necessariamente la possibilità libera di organismi che invece sono più attrezzati, come alcune organizzazioni che rappresentano la società civile. Questi, in sintesi, i 9 principi. Come vi ho detto già qualche parola, ma il tempo che avevo a disposizione ormai è scaduto, vi ho detto già qualche parola sulle sintesi che noi abbiamo raccolto, sulla sintesi che noi abbiamo fatto, che è pubblica, è disponibile online, delle 36, che però valide 30 esperienze che noi abbiamo raccolto in questo periodo, sul sito open.gov.it ci sono disponibili le linee guida in una sezione dedicata, e l'invito che io faccio a tutti, come abbiamo fatto ieri alle amministrazioni, è quello di diffondere presso le amministrazioni l'esistenza di queste linee guida, affinché queste possano essere utilizzate. La ministra per la semplificazione della pubblica amministrazione le diffonderà essa stessa attraverso una direttiva. L'utilizzo stesso di queste linee guida ci aiuterà poi successivamente a migliorare, se sarà necessario, la stessa stesura in vista di una finalizzazione alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo anno, sempre nell'ambito del tavolo di lavoro sulla partecipazione. Chiudo soltanto dicendo che a valle di tutto questo percorso, nell'ambito dell'apertura, dei processi di apertura per l'amministrazione, di cui le linee guida sono soltanto un esempio, la ministra Madia ha deciso di candidare l'Italia per il comitato direttivo dell'Open Government Partnership. Le elezioni per questo comitato direttivo si chiuderanno tra qualche giorno. Noi speriamo di riuscire ad entrare all'interno di questo organismo direttivo dell'OGP, proprio per consentire all'Italia, diciamo, da un lato di condividere la visione che c'è sull'importanza nel nostro paese dei dati aperti, della trasparenza, dei processi di apertura, del sostegno alla consultazione, e dall'altro di favorire lo scambio anche a livello internazionale su questi temi. Su questa nota, diciamo, di entusiasmo per noi, perché effettivamente sarebbe un riconoscimento per l'intero paese se l'Italia riuscisse ad entrare in questo organismo direttivo, io vi lascio. Ovviamente, se ci sono domande specifiche, mi prenderò del tempo anche per leggerle qui sul display che ho davanti, però lascerei adesso la parola agli altri Sì, speaker. grazie Stefano. Siamo andati un po' lunghi con il primo intervento, quindi darei subito la parola alla collega Laura Manconi. Eventualmente, poi possiamo prenderci qualche minuto alla fine degli interventi per rispondere alle domande. Allora, aspetto di vedere Laura in video. Perfetto, ecco Laura. Allora, disattiviamo le nostre webcam. No, ecco, ho sbagliato la presentazione. Un attimo solo. Scusatemi, eccola qui. Prego, Laura. Eccoci qua. Allora, buongiorno, buongiorno, grazie Stefano per il suo intervento. Vi chiedo un veloce feedback in chat del fatto che mi sentite bene, mi vedete bene. Io cercherò di essere più sintetica possibile, e raccontarvi in questa presentazione di cosa parliamo quando parliamo di partecipazione online, e in maniera molto sintetica di quali sono le principali fasi di un processo di partecipazione online, in particolare di tipo consultivo, quindi di questo parleremo. Parliamo di partecipazione. Parliamo di un tipo di partecipazione che la pubblica amministrazione attiva su base volontaria. Non stiamo in questo momento ragionando su quelle forme di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini che discendono da obblighi di legge. Perché, voglio dire, la partecipazione non è un'invenzione recente, ci sono delle politiche di settore, penso per esempio alle politiche ambientali, che già prevedono il coinvolgimento di portatori di interesse, di stakeholder all'interno del processo decisionale. In questo caso ragioniamo su quelle modalità di partecipazione che la pubblica amministrazione attiva su base volontaria quando valuta che ci siano le condizioni, l'interesse, la necessità di acquisire pareri, opinioni, conoscenze che non sono al suo interno per prendere una decisione.
In particolare parliamo del ruolo che le tecnologie svolgono in questo tipo di partecipazione. Questa che vi propongo è una definizione di che cos'è l'e-participation, cioè la partecipazione online, che dà l'Unione Europea. La partecipazione online in questa accezione è un mezzo e un'opportunità per fare partecipazione. Sono importanti entrambe le parole, quindi non è solo uno strumento, quindi qualcosa che interviene a supporto della pubblica amministrazione nella realizzazione di quelle che vengono chiamate politiche di ascolto, cioè tutte quelle modalità più o meno strutturate attraverso le quali la pubblica amministrazione cerca di tenere una relazione, un canale sempre aperto con i cittadini per in questo modo migliorare la qualità delle proprie decisioni. E quindi essere, diciamo, più attenta a quelle che sono le necessità, le richieste, le opinioni che vengono dai cittadini. In questo senso le tecnologie possono in qualche modo amplificare le potenzialità di questo che deve essere comunque un atteggiamento, un'attitudine della pubblica amministrazione a ascoltare, a entrare in relazione in maniera stabile, ad attivare un colloquio con i cittadini. Lo sono perché le tecnologie, soprattutto per come si sono evolute in questi ultimi 10 anni, sono pervasive. Tutti usiamo internet e siamo sui social. Viviamo costantemente connessi attraverso i telefoni, quindi abbiamo in qualche modo sviluppato un'attitudine a comunicare, a condividere, anche in qualche modo a aspettarci che il nostro parere venga considerato. Non tenere conto di questo cambiamento nell'opinione pubblica, cioè di questa idea che peraltro abbiamo tutti, anche come cittadini, del fatto che possiamo in qualche modo interagire direttamente con il soggetto pubblico, che possiamo usare gli spazi che la pubblica amministrazione apre di relazione e comunicazione per esprimerci, non tenere conto di questo tipo di desiderio, di propensione. Rappresenta in qualche modo anche un pericolo per la democrazia. Lo rappresenta nel senso di quello che viene normalmente chiamato deficit democratico, cioè non ascoltare i cittadini, non aprire degli spazi di partecipazione e di coinvolgimento genera una disaffezione nei confronti della vita pubblica, della partecipazione democratica. E questo è un dato sotto gli occhi di tutti, quindi in qualche modo dovrebbe esserci un interesse da parte della pubblica amministrazione, non solo nella parte che riguarda il coinvolgimento collegato ai momenti elettorali, quindi ai momenti di ricambio del sistema di governo delle nostre democrazie, ma anche nell'azione quotidiana della pubblica amministrazione a sfruttare le opportunità che danno soprattutto le tecnologie per ascoltare, per dare spazio alla partecipazione. In questo senso le tecnologie sono uno strumento al servizio della partecipazione. Lo sono perché ne assumono gli obiettivi, hanno le stesse finalità, mutano le metodologie che sono quelle tipiche della partecipazione, dei processi partecipativi e inclusivi. Lo fanno però adattandoli a un contesto che è comunque condizionato dal tipo di strumenti che utilizziamo, in questo caso la tecnologia, dai linguaggi, dalle modalità che usare alcune soluzioni, per esempio usare il web in un certo modo, usare i social in un certo modo all'interno dei processi partecipativi, ci impongono. Quindi, quando ci si propone, si pensa di utilizzare le tecnologie e gli strumenti della informazione e comunicazione all'interno di processi partecipativi, occorre sapere che su alcune dinamiche, alcuni strumenti, alcuni linguaggi occorrerà fare una progettazione, un ragionamento specifico tenendo conto dei vincoli, delle opportunità di quegli ambienti e di quegli strumenti. Quali sono i principali vantaggi di strutturare un processo di partecipazione online, quindi utilizzare le tecnologie nella partecipazione? Innanzitutto c'è un vantaggio di tipo economico. I processi partecipativi sono processi onerosi per la pubblica amministrazione, lo sono in termini di tempo, organizzativi, in termini finanziari. Poi le esperienze che verranno dopo di me vi racconteranno quanto è difficile. Complesso e oneroso attivare i processi partecipativi. L'utilizzo delle tecnologie aiuta a ridurre questi costi, quindi in linea di massima la partecipazione fatta utilizzando le tecnologie costa meno. È un tipo di partecipazione
tendenzialmente più efficiente, nel senso che c'è una gestione più razionale dei tempi, il fatto che le persone non possano collegarsi da casa, possano farlo attraverso il telefono piuttosto che il tablet, abbiano qualunque momento nel corso della giornata, sfruttando le potenzialità della rete, per mandare il proprio parere, compilare un questionario, partecipare a una raccolta di idee, tutto questo rende ovviamente più efficiente l'intero processo. Un altro vantaggio è quello che le tecnologie riescono a raggiungere molte più persone. Uno degli obiettivi dei processi partecipativi è quello di includere all'interno della decisione tutti i soggetti interessati da quella decisione, o comunque il più alto numero possibile di persone. Questo ovviamente nella partecipazione in presenza, quindi nei processi più tradizionali che prevedono che le persone vengano contattate, che si riuniscano fisicamente in posti, diventa difficile. La tecnologia abilita la partecipazione di tanti, anche se non abilita la partecipazione di tutti. Questo è, diciamo, è l'altro lato della medaglia della partecipazione online. Ed sta esattamente su questo lato che vedremo ora, cioè quali sono invece gli svantaggi di utilizzare le tecnologie nei processi partecipativi. Il primo svantaggio riguarda l'identità dei partecipanti. Normalmente quando si progetta un processo partecipativo si identifica un target e si identificano degli utenti che normalmente si incontrano di persona, perché nella partecipazione, nei processi partecipativi normalmente le persone si incontrano. Quando si fa della partecipazione online non si ha mai certezza di chi sia dall'altra parte, se effettivamente la persona che sta compilando il questionario, che sta partecipando alla nostra consultazione, sia quella che dice di essere. Un altro svantaggio, comunque uno degli elementi che viene considerato critico rispetto al fatto di adottare e usare le tecnologie nei processi partecipativi, riguarda diciamo, il margine di affidabilità dei risultati. C'è l'idea che i risultati di una consultazione online, per esempio, siano facilmente manipolabili, che non sia possibile controllarli, che quindi ci sia un problema di, diciamo, di certificazione degli esiti di una consultazione online, ed è ovviamente uno degli aspetti che occorre considerare quando si progetta una consultazione utilizzando le tecnologie, per esempio scegliendo delle piattaforme, delle soluzioni che garantiscano rispetto al rischio, per esempio, che i risultati possano essere non corretti, che ci possano essere dei problemi, diciamo, non solo, diciamo, de degli attacchi o comunque semplicemente dei problemi tecnici che non consentono di avere dei dati affidabili come esito della consultazione. Un terzo elemento che, diciamo, considera svantaggioso l'utilizzo delle tecnologie nella partecipazione è legato ovviamente al fatto che non tutti hanno le competenze per usarle. Quando parliamo di partecipazione online, parliamo di una partecipazione rivolta a persone che conoscono le tecnologie, le sanno usare, quindi sono in grado di partecipare sugli spazi di partecipazione online che vengono aperti dall'amministrazione, e quindi questo, diciamo, fatalmente esclude una parte di persone che non hanno quelle competenze, non hanno accesso a internet, alle tecnologie, e quindi in qualche modo non possono partecipare. Questo problema dell'inclusione e esclusione dei partecipanti è però un problema che diciamo, affronta anche la partecipazione di tipo più tradizionale, ed è un problema molto presente quando si progettano i processi partecipativi, cioè è molto difficile essere veramente inclusivi. Quello che si può fare, ed è il suggerimento che danno tutte le persone che lavorano con i processi partecipativi e che vogliono usare le tecnologie, è di progettare dei percorsi che siano un mix di presenza e distanza. Le iniziative di partecipazione più di successo sono quelle nelle quali si cerca di contemperare le due cose, per esempio di ragionare per fasi, di mettere a disposizione degli spazi online, ma anche dei momenti in presenza per chi vuole partecipare, o per esempio di attivare dei servizi di help desk che consentano a chi vuole partecipare online e non ha le competenze di poterlo fare, perché ci sono dei modi per supportare questo tipo di partecipazione. Vi faccio ora vedere velocemente alcuni esempi. Non stiamo parlando di una cosa nuova, la partecipazione online esiste da tanto. Questi che vedete sono, diciamo, alcuni
alcune esperienze un po' di frontiera che sono state selezionate da un'associazione inglese che si chiama Nesta, vedete nella mia slide l'indirizzo. Loro sono molto attivi sul tema dell'innovazione, moltissimo sul tema della social innovation, della partecipazione dei cittadini, quindi vi suggerisco di andare perché se questo tema vi interessa di andare sul loro sito e trovate moltissimi materiali. Loro hanno fatto una selezione di alcune che hanno selezionato come i casi più significativi a livello europeo di modalità di coinvolgimento dei cittadini utilizzando le tecnologie. Qui trovate esperienze non solo di partecipazione civica, ma anche di quella che si chiama e-democracy, cioè di forme di partecipazione dei cittadini alla vita politica. Però sono alcune cose molto significative e molto interessanti. Loro hanno questo sistema di leggenda per cui di ogni esperienza vi dicono in quella piattaforma che cosa possono fare i cittadini, quindi che tipo di relazione il soggetto pubblico che propone e usa quello spazio apre come possibilità di partecipazione, quindi ve lo volevo segnalare. Tornando in Europa, ovviamente l'Unione Europea da moltissimo tempo ha uno spazio all'interno del proprio sito istituzionale che ospita le consultazioni online organizzate dagli Stati membri, ed è questo, si chiama La vostra voce in Europa. Il governo inglese da sempre è uno dei più attivi sul campo della partecipazione in generale e della partecipazione online. Questa è la pagina del governo inglese che racchiude e presenta tutte le forme attraverso le quali i cittadini possono partecipare ed entrare in contatto con la pubblica amministrazione, col governo inglese. Questa è la pagina che ospita le consultazioni attive, quelle concluse, con i risultati di ciascuna consultazione. Ugualmente fa allo stesso modo il governo francese, questa è una pagina del Ministero per l'Innovazione e la Semplificazione francese, questa iniziativa si chiama Faire Simple ed è una pagina nella quale sono ospitate le iniziative di consultazione e ascolto verso i cittadini riguardanti tutta la politica, quindi in questo caso è un tipo di ascolto, di partecipazione per una politica settoriale, in questo caso è l'innovazione, la modernizzazione dello Stato francese e qui è possibile conoscere le iniziative aperte e partecipare. A livello nazionale, lo diceva Stefano Pizzicannella nell'intervento che mi ha preceduto, tutta l'iniziativa OGP, che è un'iniziativa che appunto promuove la partecipazione, questa modalità di apertura verso i cittadini dell'azione di governo, il terzo piano d'azione, così come le linee guida sulle consultazioni pubbliche, sono state sottoposte a consultazione, la consultazione online è la modalità con cui tipicamente l'OGP porta avanti le proprie iniziative. A livello regionale vi segnalo tre esempi. Uno è il portale Open Toscana, di cui vedete qua una sezione che si chiama Partecipa Toscana ed è la sezione dedicata alla partecipazione. Quindi qua trovate tutte le iniziative di partecipazione che vengono realizzate nel territorio regionale della Toscana. La Toscana, come anche la regione Emilia-Romagna, sono due regioni che si sono dotate di una legge regionale sulla partecipazione, hanno un'autorità garante della partecipazione. I processi partecipativi molti sono organizzati in maniera tradizionale, ma prevedono un'integrazione con la parte online che viene ospitata all'interno del portale. Allo stesso modo ha un portale sulla partecipazione della Regione Sardegna, che non ha una legge sulla partecipazione, però ha deciso di aprire comunque uno spazio online che ospita le iniziative di partecipazione realizzate sul territorio. In ultimo, questa è l'home page di Io Partecipo Plus, però ve ne parlerà dopo di me Sabrina Franceschini, ma volevo farvelo vedere perché l'esperienza in Italia più consolidata di piattaforma online e di strumenti a supporto dei processi partecipativi ed è molto interessante, quindi adesso vedremo Sabrina quando ci racconterà, diciamo, da dentro questa esperienza. Tornando ai processi partecipativi, quindi iniziative di partecipazione, innanzitutto normalmente quando si parla di partecipazione si ragiona per gradi di intensità. Questa che vedete è più o meno la classificazione standard, cioè si parte da un livello di intensità più basso, quindi la forma più semplice di partecipazione e coinvolgimento che è l'informazione,
per arrivare a quella, diciamo, più alta, che è quella dell'empowerment, in cui la pubblica amministrazione di fatto delega una parte delle proprie attività ai cittadini, contratta con loro una serie di progetti, di attività che vengono date in gestione, quindi diciamo, è una forma, diciamo, la più evoluta di partecipazione in cui i cittadini si fanno carico, diventano partner dell'amministrazione per la realizzazione di particolari policy, di particolari progetti e azioni. Quando parliamo di partecipazione online, molto spesso parliamo di consultazioni, quindi di una modalità di partecipazione in cui ai cittadini viene chiesto di esprimere dei pareri e delle opinioni riguardanti un tema, un progetto, un'iniziativa pubblica. I contributi dati dai cittadini verranno tenuti in considerazione ai fini della presa di decisione. Se si vuole organizzare un processo di tipo consultivo utilizzando an anche le tecnologie, c'è, diciamo, un'articolazione per fasi del processo che aiuta nel momento in cui si vuole pianificare una consultazione online. Questa distribuzione in cinque fasi che vedete ugualmente discende da una modellizzazione che ha fatto l'Unione Europea. La prima fase, la fase delle aspettative, è il momento nel quale all'interno dell'amministrazione qualcuno dice facciamo una consultazione online. L'obiettivo di qualunque processo partecipativo è sempre quello di arrivare a una decisione, per cui nel momento iniziale occorre decidere, ok, vogliamo fare una consultazione, vogliamo usare le tecnologie, qual è lo spazio che vogliamo dare all'interno della nostra decisione ai contributi che vengono dall'esterno. Perché ovviamente il contributo esterno deve essere considerato, quello spazio diventa lo spazio della partecipazione, cioè i cittadini devono sapere, perché questo poi andrà comunicato, che i loro contributi andranno a incidere su quella parte della decisione. Questo perché ovviamente non tutto è negoziabile e perché la partecipazione civica, così come la stiamo intendendo, non comporta la sostituzione dei cittadini al decisore pubblico. La decisione sta in capo all'amministrazione pubblica, è il suo onere, deve farlo, però quello che noi stiamo dicendo è che deve farlo, può farlo con il contributo dei cittadini. La seconda fase è quella della pianificazione, cioè quella nella quale realmente si progetta la consultazione, vengono definiti gli obiettivi, vengono identificati gli utenti, cioè le persone che vogliamo coinvolgere, e vanno decise le tecnologie, quindi quali sono gli strumenti che useremo. La tecnologia a disposizione a supporto ai processi partecipativi è tanta, è molto semplice da usare, molto spesso gratuita. La scelta della decisione, la scelta della tecnologia che decidiamo di usare dipende dal risultato che vogliamo ottenere. Quindi se vogliamo semplicemente acquisire dei pareri o delle idee, forse useremo un sondaggio, forse useremo un ideario. Se vogliamo scrivere insieme un documento, forse useremo degli strumenti che consentono di commentare i documenti, di fare appunto corredazione e coscrittura di documenti. Quindi nel momento in cui io scelgo la tecnologia devo avere chiaro qual è l'obiettivo e la finalità che voglio raggiungere. In questa fase definisco anche i tempi, che significa che decido non solo la durata della consultazione, e il tempo deve essere un tempo congruo per permettere alle persone di partecipare e di esprimere il loro parere, ma deve essere anche una tempistica che tenga conto di alcuni fattori. Per esempio, non si organizza una consultazione durante un periodo di festività, non si organizzano consultazioni a ridosso di scadenze elettorali. Quindi tempistica significa avere attenzione a entrambe le cose. Ed è nel momento di pianificazione che decido di farlo. In questa fase decido anche quali sono le regole. Gli spazi della partecipazione online vanno, moderati e regolati esattamente come quelli della partecipazione in presenza. Vanno identificate delle figure di facilitatori e di moderatori che gestiscono il processo. Vanno definite le regole della partecipazione. Tutto questo viene, fatto in questa fase di, pianificazione e progettazione della consultazione. Questa terza fase, che nel modello dell'Unione Europea viene chiamata di comunicazione, in realtà io trovo che sia un'attività trasversale, perché la comunicazione non si chiude esattamente come qualunque altro processo, è trasversale, non può essere chiuso dentro un arco temporale, ma è fondamentale. La comunicazione dentro un processo di consultazione è fondamentale per garantire il successo e il raggiungimento degli obiettivi.
Cosa vuol dire comunicazione? Vuol dire informare e vuol dire informare tenendo conto della tipologia di destinatari che abbiamo davanti, quindi è un'informazione che deve essere in qualche modo customizzata rispetto a quello che è il nostro target, è un'informazione che deve essere fatta attraverso i canali istituzionali, quindi sul sito o comunque sullo spazio che l'amministrazione apre per la consultazione, ci devono essere tutte le informazioni che consentano di essere informati sull'iniziativa sulla quale si andrà a esprimere un'opinione e su come poterlo fare. È un tipo di comunicazione che quindi ha l'obiettivo, oltre che di informare, quello di promuovere la partecipazione, incoraggiare il numero più alto possibile di persone a partecipare. E per questo sono fondamentali, vengono usati, devono essere usati e usati in maniera efficace i canali social. Io qua vi ho scritto la parola hashtag perché la comunicazione sui canali social è una comunicazione, diciamo, che può sembrare facile, ma in realtà è molto difficile fare della comunicazione efficace a supporto di processi partecipativi dentro i canali social perché sono canali molto frequentati, c'è moltissimo rumore, far passare le comunicazioni là dentro è difficile e usare in maniera attenta, per esempio, gli hashtag aiuta a fare una comunicazione efficace che sia in grado di promuovere engagement, cioè di convincere le persone a partecipare. È importante fare comunicazione all'interno. Quindi avere attenzione non solo a far partecipare chi sta fuori, ma a tenere sempre informati i decisori, le persone che all'interno poi dovranno utilizzare i risultati della consultazione, su come sta andando, cosa stanno pensando, cosa stanno dicendo le persone, come si sta orientando la discussione e poi coinvolgerli sulla parte di valutazione e condivisione dei risultati. La fase 4 vado molto veloce perché in realtà è l'azione. Cosa significa? È quell'arco temporale nel quale si svolge la consultazione e quello che occorre fare in questa fase ovviamente è garantire, presidiare, garantire che tutto vada bene, che non ci siano problemi, se ci sono, risolverli, quindi presidiare gli ambienti online, essere presente, gestire una comunicazione tempestiva con i partecipanti e appunto informare durante tutte le fasi di svolgimento su quello che sta accadendo. La fase finale, che è la fase di decisione, valutazione e feedback, è fondamentale ed è questo il vero elemento di qualità di una consultazione. Quando voi andate a vedere le consultazioni realizzate, vedete quante poche sono quelle che hanno realmente chiuso il cerchio e hanno anche pubblicato i risultati. Quello è un elemento di qualità di un processo di consultazione online. Cosa significa? Cosa si fa in questa fase? Si selezionano i contributi arrivati, quindi si cerca di far emergere i contributi di qualità, proprio per quello che dicevo all'inizio, i processi di partecipazione sono onerosi, l'obiettivo è di avere come risultato qualcosa che si possa utilizzare, cioè l'interesse dell'amministrazione non dovrebbe essere quello di fare una consultazione perché deve farlo, l'interesse dovrebbe essere quello di farlo perché si ha bisogno di farlo, si ritiene utile farlo, i contributi dei cittadini devono essere valorizzati e si ha tutto l'interesse che siano di qualità per poterlo fare. Quando si usano strumenti di partecipazione online, questa selezione dei contributi, alla ricerca di quelli qualitativamente validi da poter considerare, richiede, come dicevo prima, di considerare anche i vincoli e le caratteristiche degli spazi. Per esempio, se si apre una consultazione in cui le persone, oltre a compilare un questionario e rispondere a domande chiuse, possono esprimere commenti, possono esprimere opinioni, è evidente che può capitare che ci siano commenti polemici, che ci siano comportamenti, diciamo, molto comuni sugli spazi social, cioè quelli che vengono chiamati troll, cioè persone che intervengono per parlare di altro, per disturbare o per in qualche modo interferire sullo svolgimento. Quindi l'attività di selezione dei contributi all'interno di consultazioni che prevedono l'uso delle tecnologie ha, diciamo, alcune peculiarità delle quali occorre tener conto quando si usano questi strumenti. L'esito di questa operazione, appunto, di selezione, di individuazione dei contributi utili che devono essere poi considerati ai fini della decisione, normalmente confluisce in un report. Comunque in un documento che dà conto di come è andato il processo, dà conto di quali contributi sono arrivati e dà ugualmente conto di quelli che sono stati accolti, per quale motivo sono stati accolti e di quelli che non è stato possibile accogliere, per quale motivo non è stato possibile farlo. Questo è un elemento fondamentale perché, come dicevo prima, parliamo di processi di partecipazione promossi in maniera autonoma dal soggetto pubblico, ma dall'altra parte parliamo
persone che dedicano in maniera assolutamente volontaristica parte del proprio tempo, delle proprie idee, del proprio sapere alla pubblica amministrazione. E quindi è importante dare conto di cosa si è fatto di quei contributi. È importante farlo in maniera individuale, quindi tenere conto del fatto che è utile, è serio, un elemento di qualità di un processo di partecipazione dare un feedback alle persone. Ed è ovviamente necessario farlo sul sito istituzionale, quindi sugli stessi spazi sui quali si è, nelle settimane precedenti, informato, promosso, comunicato l'iniziativa di partecipazione, dare conto, alla fine del processo di che cosa si è fatto e se possibile, se è un'iniziativa che prevede una prosecuzione nel tempo, per esempio in un'ottica di monitoraggio civico, continuare a pubblicare i risultati, cioè dire che cosa è stato fatto, non solo i vostri contributi sono finiti dentro questo documento, ma anche per esempio nel tempo continuare a informare e dire ok, dopo aver preso questa decisione è stato realizzato questo progetto, stiamo facendo queste cose. Questo perché, tornando alla schermata iniziale, poi vi saluto. Stiamo parlando di iniziative che stanno dentro un'idea che è quella di ascoltare in maniera stabile e continuativa le opinioni dei cittadini. Io vedo Gianluca, quindi mi taccio, vi ringrazio, spero di non essere stata troppo sintetica, però sono qua, quindi se avete domande rispondo. Grazie. Grazie a te Laura, intervento interessantissimo, purtroppo però abbiamo sforato un po' con i tempi, quindi direi di dare subito la parola alla dottoressa Sabrina Franceschini che ci presenterà una testimonianza, Io partecipo più, Plus, che tra l'altro è anche introdotto. Prego dottoressa. Sì, salve, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio sicuramente Le Laura chiedo di avvicinare un perché. po' il microfono. Sì, Le mi chiedo senti di bene? avvicinare un po' il microfono. Ok, le lascio la parola, prego. Sì, allora no, ringrazio Laura perché, come dire, le premesse che ha fatto sono utilissime rispetto alle cose che vorrei raccontarvi oggi. Noi come Regione Emilia-Romagna ci occupiamo di democracy participation, come vedete in questa slide, da tantissimo tempo, più di 10 anni. E quindi penso che oggi potrebbe essere, spero, insomma, che sia utile raccontarvi un pochino appunto di cosa ci siamo resi conto mettendo le mani in pasta da tanto tempo. Sicuramente la prima cosa che mi viene da dire appunto è che, benché oggi siamo qui a parlare, parlerò però abbastanza brevemente della piattaforma, quindi io partecipo più. Come sempre dico, come ho sempre pensato, la tecnologia è l'ultimo dei problemi, no? Mi verrebbe anche da dire che se il problema principale del coinvolgimento online dei cittadini fosse il digital divide, considerato comunque il livello oggi di frequentazione appunto invece degli spazi online della maggior parte comunque dei cittadini nel nostro paese, sicuramente nella nostra regione, che è comunque a livelli europei, avremmo molta più partecipazione online, quindi magari, come dire, mancassero alla partecipazione online solo coloro che non sanno usare le tecnologie. In realtà i problemi sono probabilmente di altra natura, sicuramente c'è più un knowledge divide che non un digital divide, ripeto, parlo per la nostra esperienza, ma soprattutto la vera sfida più che sull'uso delle tecnologie è sull'organizzazione del processo. E come dicevo, Laura su questo insomma, ha sottolineato vari aspetti che io riprenderò sicuramente dopo. Noi come Regione Emilia-Romagna attualmente utilizziamo questa piattaforma che si chiama Io Partecipo Più e forse la cosa particolare che essendo noi un'amministrazione appunto regionale abbiamo fatto una piattaforma unica rispetto alla presenza fino a quel momento anche di varie iniziative di partecipazione anche online che magari erano diciamo spalmate a livello di portali di settore, quindi per policy, in uno spazio unico. In questo modo il cittadino ha una visione complessiva di quelli che sono tutti i processi partecipativi che la regione sta svolgendo. E allo stesso tempo noi come area, diciamo, partecipazione possiamo offrire alle nostre strutture, ai nostri assessorati, una piattaforma che è unica e coerente, ma che permette degli spazi comunque di personalizzazione. Quello che abbiamo all'interno della piattaforma, quello che abbiamo utilizzato, diciamo, come concept, appunto, è la metafora della piazza. Quindi noi chiamiamo le piazze della partecipazione e questo anche proprio dal punto di vista proprio semantico, dare l'idea di un luogo in cui le persone si possono incontrare, il luogo tipico in cui i cittadini, diciamo, si incontrano magari per discutere di politiche pubbliche.
Lo scopo principale della piattaforma, prima ancora che riuscire ad attivare comunque ovviamente un dialogo, una consultazione, è quello di rendere trasparente il processo e di darne comunicazione. Anche qui è stato già detto sia da Laura ma anche rispetto alle linee guida, sicuramente la comunicazione rimane un aspetto fondamentale e ancora debole. Rispondo anche in parte a alcuni commenti che ho letto nelle chat, quando si dice ma quale sarà il profilo di colui che si occupa di partecipazione, dove andiamo a pescare, tra i comunicatori forse? Io credo di sì. Noi come regione anche abbiamo provato insomma, a attivare delle reti interne alla nostra amministrazione e sicuramente tra i profili che esistono oggi vedo più vicini i comunicatori o coloro che si occupano comunque, che devono comunque sempre esserci in una progettazione di un percorso partecipativo, coloro che gestiscono le politiche, quindi che hanno il polso rispetto poi agli oggetti, quelle che sono le poste in gioco. La piattaforma, come dicevo, di per sé non è niente di straordinario, nel senso che gli strumenti sono abbastanza semplici e tradizionali, e questo credo che anche, come dire, sia un modo per facilitare e avvicinare le persone. Quindi non ci siamo inventati dei meccanismi complessi, abbiamo attivato una social authentication, quindi per rendere anche la barriera d'ingresso il più leggera possibile. In realtà tutto è visibile, tutto è consultabile e anche qui rispetto a quello che diceva Laura, le nostre consultazioni su Io partecipo più una volta chiuse rimangono comunque visibili, per il momento vi dico per sempre, nel senso che abbiamo ancora online le cose fatte nel 2013 e non abbiamo intenzione di togliere e anche su processi conclusi andiamo. Quando abbiamo delle novità, degli aggiornamenti rispetto a quello che è accaduto su quella policy, andiamo sempre comunque ad aggiornare. Noi chiediamo semplicemente agli utenti di farsi riconoscere, quindi utilizzando registrazioni che loro hanno già fatto su altre piattaforme, nel momento in cui devono interagire, quindi se devono discutere in un forum, rispondere a un sondaggio, rispondere a un questionario, chiediamo questo piccolo sforzo, diciamo all'utente che in qualche modo è un'assunzione di responsabilità e anche la possibilità per noi ovviamente di far sì che la stessa persona, o quantomeno dallo stesso account, magari in un sondaggio non si voti più volte, ecco, cose di questo genere. Se siete interessati comunque a tutti i dettagli, c'è un piccolo video in 2 minuti che spiega come funziona, ma abbiamo insomma varie presentazioni online che entrano poi in più nel dettaglio di tutti gli aspetti che riguardano la piattaforma. Ecco, qui vedete un esempio, questa è una piastra, quindi un processo partecipativo relativo alla direttiva alluvioni, quindi un processo che deriva da una direttiva europea, ma anche in questo caso diciamo che il livello di cogenza della consultazione era veramente limitato. Altre regioni hanno agito in maniera diversa, la regione Emilia-Romagna ha deciso invece di attivare un percorso che è stato molto lungo, molto complesso, su questa che, come dico, è una policy, comunque di livello europeo. Come vedete, qui ho distinto sostanzialmente in 2 grandi categorie gli strumenti che la piattaforma mette a disposizione, strumenti per informare, come dicevo prima, il livello dell'informazione per noi è fondamentale, sia per attivare una comunque partecipazione consapevole, quindi non ci interessano opinioni che non si basano su una conoscenza dell'oggetto che stiamo discutendo sostanzialmente, e anche con strumenti tipo per esempio un glossario, cioè in casi poi come questi, in cui noi come Regione Emilia-Romagna, come Regione, diciamo le policy che si attuano a livello regionale molte volte hanno dei contenuti tecnici anche importanti, quindi lo sforzo in primo luogo è quello proprio di semplificare il linguaggio, semplificarlo senza naturalmente perdere di contenuto e di rigore. Quindi in politiche come in questo caso parlavamo di gestione del rischio, quindi appunto cose sulle quali non si può rischiare di farsi capire male, come dire, il primo lavoro molto importante è stato proprio quello di cercare di capire come comunicare a dei cittadini, diciamo con una conoscenza comune, anche contenuti che avevano un livello tecnico importante. E dal punto di vista dell'interazione, come dicevo, gli strumenti di interazione sono strumenti classici, tradizionali, li potremmo ormai definire come i forum piuttosto che i blog, i sondaggi, in questo caso erano questi quelli attivati, abbiamo la possibilità di utilizzare questionari, diciamo che insomma quelli più conosciuti li utilizziamo tutti. Qui ci sono alcuni dati che si riferiscono sia in generale agli ultimi 3 anni di progetto. Quindi 28 sono i processi più alti 2 che si sono svolti in forma diciamo riservata, quindi non aperti a tutti, su 19 diverse policy regionali.
Come vedete, dal punto di vista degli strumenti, per esempio c'è un forte utilizzo. Quando diciamo utilizzo intendiamo dire che sono strumenti che sono stati richiesti dai progettisti di quel processo e sono stati poi anche molto utilizzati. Allora, vedete, la cosa più richiesta e più utilizzata, per esempio, è la gallery. Qui veramente questo in qualche modo è una conferma, no, del fatto che poi oggi in comunicazione funziona molto il racconto che utilizza comunque le immagini piuttosto che i video. Anche in questo caso è vero, i fotoracconti, lo storytelling di quello che avviene anche negli incontri in presenza è sicuramente per noi importante. Questo perché a noi piace pensare che il nostro non sia un progetto solo di participation, ma io lo chiamerei di blended participation, cioè questa integrazione di cui anche Laura ha parlato tra la dimensione comunque dell'online e gli incontri in presenza. È un qualcosa sul quale, insomma, abbiamo sempre creduto e sempre di più pensiamo che sia fondamentale. Ed è fondamentale soprattutto pensare all'utilizzo dei diversi canali, delle diverse modalità fin dal principio in maniera assolutamente integrata. Quindi non c'è il percorso in presenza, facciamo gli incontri e poi li trasferiamo sulla piazza, ma cerchiamo fin dal principio di pensare appunto a un progetto che utilizzi le tecnologie, quindi la piattaforma, come uno strumento e come un canale che sicuramente potenzialmente permette di arrivare una platea più ampia e sicuramente, come dicevo prima, di garantire trasparenza, ma appunto cercando di far sì che i due ambienti, quello virtuale e quello reale, siano assolutamente osmotici. Vado oltre, nel senso che, come dico, qua ci sono alcune statistiche, ma direi che sono parzialmente interessanti. Ecco, mi interessava farvi vedere questo. L'anno scorso abbiamo fatto un grosso lavoro invece che ha riguardato proprio la rilettura e il co-design del processo. Qui forse non vedete molto, ma questa slide che poi avrete ha un link per cui chi è interessato la può scaricare. Quello che voglio dire è che qui ho cercato di mettere in relazione tutte le attività che riguardano il servizio che noi diamo appunto nelle nostre strutture. Quindi a partire dalla parte in alto di questa mappa che rappresenta le fasi di un processo partecipativo, abbiamo fatto anche un grosso lavoro metodologico, cioè abbiamo cercato di capire, partendo naturalmente dalla ricchissima letteratura che già esiste, quali sono le caratteristiche specifiche dei processi che si svolgono per le nostre strutture, quindi a livello regionale, che immagino probabilmente siano le caratteristiche che possano avere altre policy di livello regionale, che sono diverse, sono decisamente diverse naturalmente da quelle che affronta un ente locale. A queste fasi del processo partecipativo abbiamo associato invece fasi di utilizzo della piattaforma online e nell'altra colonna invece diversi soggetti, quindi diversi attori che entrano in gioco. Quindi abbiamo ricostruito prima e poi ridefinito il servizio in modalità co-design, cosa che abbiamo fatto anche quando abbiamo progettato la piattaforma e anche da questo punto di vista. Crediamo che sia sempre molto importante quando si pensano o si ripensano agli strumenti, partire da quello che ci possono dire rispetto alla loro utilità o alla loro migliorabilità, coloro che poi sono anche quelli che la devono utilizzare. E anche qui Laura mi ha dato un bell'assist, cioè quelli che la devono utilizzare in primo luogo sono i nostri clienti interni. Se non è facilmente utilizzabile da chi il processo lo gestisce, e non verrà utilizzato bene, non arriverà neanche, come dire, al destinatario finale, ai cittadini, un buon prodotto. Questi sono alcuni degli strumenti che abbiamo sviluppato in questi anni a supporto dei nostri processi partecipativi, quindi strumenti che aiutano i redattori, che sono redattori appunto della piattaforma, guide metodologiche, una serie di strumenti di format di comunicazione. Questo per ottimizzare naturalmente la risorsa sia tempo che economica e anche per avere un'immagine il più possibile coordinata e coerente di quello che ruota attorno alla piattaforma. Abbiamo naturalmente dei profili social che ci servono per promuovere i vari processi. Alcuni fattori chiave, ecco, il gruppo Comunicazione e Cittadinanza è un gruppo che in questo momento è, diciamo, in stand-by perché siamo in una fase di organizzazione in regione, ma sostanzialmente una rete interna di soggetti che dalle diverse direzioni generali lavorano o su policy o su processi partecipativi direttamente, la scelta sempre di utilizzare una metodologia di co-design. Per alcune attività però anche affidarsi al supporto di consulenti esterni, noi l'abbiamo fatto sicuramente per il co-design della piattaforma, ma anche per il co-design della mappa del servizio e naturalmente quando riusciamo, anche per quel che riguarda gli incontri invece in presenza, attiviamo dei contratti per avere dei facilitatori professionisti.
E la promozione che anche in questo caso avviene non solo online, ma anche con strumenti invece di in modelare, cosiddetti, quindi poster piuttosto che il quaderno del partecipante, piuttosto che anche strumenti molto sintetici, noi la chiamiamo carta d'identità, che possono comunicare appunto in modo breve quali sono le caratteristiche principali del progetto, quali sono gli impegni, quali sono le sue tappe. Cercherò in questi ultimi 5 minuti di condividere appunto quello che abbiamo imparato da questa esperienza. Sfida numero uno per noi, come dicevo, noi siamo una regione, noi ci troviamo molte volte a dover mettere insieme soggetti che lavorano sulla stessa policy, cioè la cosiddetta, tanto decantata governance, però la governance non sempre è una partnership, molte volte dentro una governance ci sono invece competizioni o anche obiettivi diversi dei diversi soggetti. La soluzione che abbiamo attuato noi in questo caso è stato quello di lavorare proprio con delle azioni di vero e proprio team building, cioè mettere intorno al tavolo appunto soggetti diversi che per noi vuol dire anche la regione, magari la nostra ARPA, piuttosto che anche in alcuni casi società partecipate, piuttosto che enti locali, piuttosto che associazioni di rappresentanti di enti locali, insomma, cercare di fare lavorare insieme questi soggetti. Con un processo di coprogettazione, quindi ancora di più l'ideale è partire da lavorare in modalità partecipativa anche quando si costruisce il progetto. Sfida numero due, coinvolgere e ingaggiare online è più difficile che in presenza. Esatto, è più difficile, come dicevo prima, magari il problema fosse solo il digital divide, in realtà noi continuiamo a interrogarci del perché c'è questa resistenza. Sappiamo benissimo che poi invece le persone su altri canali, tipicamente sui social, magari vanno, no, a raccontare, a sfogare. È una cosa completamente diversa, perché sui social tendenzialmente si fa parlare di più la pancia. Quando vengono dentro io partecipo più, noi in qualche modo, per la, come dire, forse anche comunque l'istituzionalizzazione, il rigore dell'ambiente, la ricerca di autenticarsi, come dire, le persone devono mettersi in gioco in modalità diversa e fanno quindi fatica a farlo. Ma tutti si aspettano molto. Potenzialmente si dice siamo online, non abbiamo limiti, no? Oggi siamo 522 persone. Se avessimo avuto una sala conferenza, non potevamo forse ospitarci tutti, però nel momento in cui sei online, le aspettative sui numeri sono molto alte. Quello che mi sento di consigliare è che bisogna sapere che lo spazio online va progettato con la stessa cura con la quale si progettano gli incontri in presenza. Se non ci preoccupiamo di avere una sala adeguata, se dobbiamo fare un incontro, lo stesso dobbiamo fare dentro la nostra piattaforma. Se ci preoccupiamo di fare avere gli inviti alle persone per un incontro in presenza, dobbiamo sapere che anche online dobbiamo mettere la stessa cura, lo stesso livello di promozione, perché le persone non sono lì esattamente ad aspettare che noi apriamo una nuova piazza per venire e dirci quello che pensano. E anche rispetto alle aspettative di quelli che sono i nostri mandanti, no? Quindi i nostri policy maker. Ascoltiamole bene e gestiamole però, cioè dobbiamo realisticamente come tecnici fare presente quali sono le cose che possiamo e non possiamo fare e per arrivare a certi risultati quali sono le condizioni dalle quali non si può prescindere. Sfida numero 3, discutere di policy complesse e problemi tecnici con i cittadini. Torniamo al tema del linguaggio, abbiamo a che fare con stakeholder molte volte che non sono esperti, quindi un importante lavoro ancora in termini di comunicazione, di linguaggi. Anche utilizzo di nuovi strumenti, quindi utilizzare naturalmente il più possibile infografiche piuttosto che, dicevo prima, anche immagini o filmati. Sfida numero 4, la diffidenza, il timore. La mia esperienza mi dice che passiamo da coloro che ho definito dall'ottimista come tipologia, per cui, ma certo, andiamo online e quindi arriverà un sacco di gente. Da coloro che invece magari hanno fatto delle esperienze, quindi non ci credono più tanto, io l'ho chiamato il disincantato, a quelli decisamente scettici. Sì, ok, apriamo lo spazio anche online, ma a me poi sostanzialmente interessa la mia conferenza stampa. Allora, l'importante è quantomeno, insomma, essere chiari e concordare con tutti gli attori i diversi ruoli, le competenze che servono, sempre appunto con la massima chiarezza e la massima trasparenza, quindi anche quando si arriva davanti ai cittadini, chiarire quali sono le poste in gioco, quali sono gli impatti che avrà il loro contributo, se tutto avviene in questa modalità, in realtà i conflitti quando ci si trova in queste modalità sono molto rari. Noi per esempio abbiamo un forum che non è moderato a priori, ci siamo sempre assunti questo rischio e non abbiamo mai avuto bisogno di andare a rimuovere semmai interventi
che non erano corretti dal punto di vista o dell'etichetta o anche appunto non abbiamo mai avuto troll, per intenderci. E ultimi quattro tips, vedo fra l'altro che c'è un refuso, ho due volte il tre, e comunque fa niente. Tip numero uno, prendersi il tempo necessario per disegnare il progetto. Anzi, il progetto, perché il processo è un progetto per l'appunto, e condividerlo all'interno del gruppo di lavoro. Se lo facciamo bene, quindi se andiamo a condividere bene, probabilmente dovremo ridisegnarlo, cioè c'è sempre qualcosa che magari il gruppo ristretto che ha pensato in principio, nel momento in cui lo condivide in modo più largo, non ha pensato. Quindi questa è una fase importante, non saltiamola perché poi i nodi a un certo punto vengono al pettine. Un'altra cosa di nuovo che ha detto anche Laura, e io questo lo dico sempre, un approccio pragmatico, non ideologico alla partecipazione. Se il nostro policy maker pensa a un processo, a un contenuto rispetto al quale in qualche modo quello che arriverà dal processo partecipativo gli può essere utile, probabilmente ne terrà in conto. Se invece il processo è, diciamo, di facciata o è più un processo comunicativo che non di partecipazione, probabilmente non avrà nessun impatto. Quindi chiedersi sempre all'infinito perché lo sto facendo. Sto facendo partecipazione o sto facendo comunicazione? Chiarito bene questo, poi gli strumenti ci sono per fare l'una e l'altra cosa, però bisogna essere molto onesti con noi stessi per poi porsi in maniera onesta evidentemente con i cittadini. Non essere spaventati di fare qualcosa che non si è mai fatto, perché per quanto sono tanti anni che facciamo queste cose, ogni volta, un po' alla prima volta, la partecipazione richiede creatività perché gli strumenti cambiano, ci sono sempre tecniche nuove, naturalmente. E qui, insomma, ho scritto con una battuta, se pensiamo di utilizzare una tecnica che sul catalogo Meta probabilmente non è molto innovativa. Qui in realtà il tema è un altro, cioè quando si fa innovazione nella pubblica amministrazione, per chi di voi ci lavora all'interno sa che questo rende tutto molto più complicato dal punto di vista comunque delle procedure, perché siamo ancora organizzazioni che si basano principalmente sulle procedure. Chiudo con questa nota, credo, di speranza, e cioè la partecipazione è un impegno difficile, è una fatica, cioè una fatica sia per noi che la facciamo, ma è una fatica anche per i cittadini. Ovviamente, perché comunque prendere e venire online come prendere e venire a un incontro vuol dire investire il proprio tempo e investire in qualche modo dal punto di vista anche comunque emotivo, perché mettiamo in gioco i nostri valori e le nostre opinioni. Quindi serve la motivazione di tutti gli attori coinvolti, ci dobbiamo credere noi, ci deve credere chi viene. Se però riusciamo a mettere in fila queste cose, poi insomma sono grandi soddisfazioni per tutti. Grazie, qui ci sono i miei riferimenti per le domande, se faremo in tempo dopo, anche quando vorrete. Grazie Sabrina, interessantissimo. Purtroppo il tempo è veramente pochissimo, abbiamo sforato un po', quindi chiederei a Simona di attivare la sua webcam e vi anticipo che ovviamente oggi finiremo più tardi rispetto all'orario previsto delle 13:30, quindi chiedo a tutti coloro che sono interessati di rimanere in stanza fino al tempo, almeno fino alle 13:40, così diamo il tempo a Simona di raccontare l'esperienza del Comune di Milano in maniera più esaustiva. Simona, ti rubo solo qualche altro istante, i materiali già sono online, la registrazione lo sarà subito dopo l'evento, questo per chi lascerà la stanza fra poco, per gli attestati saranno disponibili la settimana prossima. Simona, un attimo solo che carico la tua presentazione e ti lascio la parola. Simona, non ti sentiamo? Non ti sentiamo? Ti ricordo di attivare il microfono cliccando sull'icona nella barra di menu. No, ancora no, non ti sentiamo. Allora, Simona, io in questo momento non ti sto sentendo. Vedo che arrivano qualche altro film. Eccoti, prego. Ah, ok. Adesso sì. Sarò benissimo. Sia Laura ha dato una cornice perfetta, la Sabrina mi ha dato un assist finale con i suoi tips, per cui sarò davvero breve. Vi racconterò un'esperienza nella quale in realtà come Comune di Milano siamo al momento ancora pienamente immersi. Il Comune di Milano ha lanciato il primo bilancio partecipativo come prima esperienza nel 2015.
È stato avviato alla vigilia di una fine di amministrazione in realtà. Questo ha determinato un blocco nel processo, con il cambio di amministrazione, dunque con tutta la riorganizzazione interna anche alla macchina amministrativa che dal cambio di amministrazione è conseguito. Le caratteristiche del bilancio partecipativo, ecco, non ve le descriverò nel dettaglio, vi darò però semplicemente proprio una fotografia del caso nel quale noi ci troviamo a Milano, quindi il processo nel modo in cui l'abbiamo ereditato e il processo nel quale invece adesso siamo investiti per rinnovarlo, ricostituirlo, ma sostanzialmente proseguirlo. Quindi stiamo guardando in un'ottica di processo e non di successione di eventi. Cioè noi non stiamo adesso lavorando al prossimo bilancio partecipativo, ma ad attivare un processo partecipativo che porti avanti questo particolare aspetto che è appunto quello del bilancio partecipativo. Nel 2015, in questa prima esperienza milanese, è stata avviata un processo partecipativo prevalentemente analogico, quindi come direbbe Laura, prevalentemente offline, l'unico elemento online è stato il momento di voto. La progettazione è stata onerosa, nel senso che onerosa per l'amministrazione, proprio perché l'amministrazione in questo processo è rimasta in realtà sostanzialmente non coinvolta, salvo appunto in una fase finale. E il monitoraggio delle opere si è rivelato dispersivo perché le opere sono state poi in realtà frammentate attraverso i diversi uffici e settori competenti alla loro realizzazione, e non è stato però preventivamente elaborato un sistema di mappatura e tracciatura delle informazioni che ne consentisse un adeguato rilascio poi ai cittadini. Brevemente, questi numeri non sono particolarmente significativi per una città come Milano e per una prima esperienza così rilevante di bilancio partecipativo, però non, evidentemente ci sarebbe da discuterne a lungo, e questi appunto i numeri dell'online dove si è realizzato soltanto il voto, neanche questi possono essere considerati elevati. E online il bilancio partecipativo aveva in realtà sostanzialmente solo un sito non realmente interattivo, informativo, ma con questo tipo di informazioni, quindi comunque molto statiche. Mi limito semplicemente a segnalare uno dei principali cortocircuiti logici del processo che poi a cascata si è ribaltato sulla difficoltà attuale, cioè quella di implementazione, e cioè che la fase di valutazione tecnica dei progetti portati al voto è stata fatta in realtà dopo il voto, cioè sono stati portati al voto progetti su cui era stata fatta una davvero lievissima così su valutazione, ma molto molto rapida, quindi semplicemente quasi di conformità a delle cose clamorose, che però ha determinato il fatto che poi al voto siano stati portati dei progetti irrealizzabili, salvo significative modifiche. E siamo quindi adesso arrivati nella fase 4, che o meglio, la fase 4 per il cittadino ha significato a un certo punto un blocco sia nella comunicazione che e quindi anche nella conseguente implementazione dei lavori. E questo dovuto appunto alla cosa a cui accennavo all'inizio, e cioè che c'è stato il cambiamento di amministrazione. Quindi io evidentemente sono entrata nella nuova amministrazione e avendo assunto come assessorato alla partecipazione la responsabilità del bilancio partecipativo, abbiamo
fatto una valutazione, una mappatura puntuale dello stato di avanzamento anche dal punto di vista degli uffici coinvolti, dei dipartimenti coinvolti. Abbiamo fatto quindi un primo rilascio di informazioni rispetto all'avanzamento dei lavori, e quindi sia pubblicando online le schede dei singoli progetti, che però appunto, come potete vedere, sono delle schede in Excel molto statiche, perché questa era la sostanziale conformazione del sito, cioè un WordPress. E l'unica cosa che siamo riusciti in più ad integrare come informazione utile al cittadino è la geolocalizzazione dei lavori, e dunque adesso è possibile individuare le singole opere che sono a Milano ripartite per municipio e accedere quindi poi anche successivamente nella scheda, che è quella che vi facevo vedere prima. Bene, abbiamo, nonostante questa evidente difficoltà che il cittadino chiaramente percepisce e non si previene anche dal far notare all'amministrazione, ovvero il ritardo nei lavori rispetto ai tempi previsti e lo scarso coinvolgimento anche degli stessi cittadini nella fase invece che è parte integrante del processo partecipativo, cioè quello della realizzazione delle opere. Quindi quando i lavori vanno avanti perché gli uffici fanno i sopralluoghi con i tecnici, ma senza un più reale coinvolgimento di quei cittadini che invece avevano contribuito anche al disegno e alla progettazione di quella opera. E questo dovuto anche perché, come dicevo prima, il fatto che poi i progetti siano stati nella loro fase, diciamo, di avvio reale della progettazione, quindi fino a diventare progetti esecutivi, siano stati poi sostanzialmente modificati, ecco, notevolmente modificati, a causa della incongruenza progettuale delle proposte dei cittadini. E questo è avvenuto proprio perché la fase di valutazione tecnica, quindi di coprogettazione, non è stata intesa per quello che invece avrebbe effettivamente dovuto essere, quindi un approfondimento partecipato con i cittadini proponenti, ma un approfondimento che coinvolgesse tutte le funzioni amministrative tecniche che poi avrebbero dovuto garantire la realizzazione. Abbiamo colto un'opportunità che ci è stata offerta dall'Università Statale di Milano, che insomma, fa parte di un consorzio europeo che ha vinto un bando Horizon 2020, quindi un progetto di ricerca europeo finanziato dalla Commissione, per la realizzazione di una piattaforma per processi partecipativi, quindi anche per il bilancio partecipativo. Ci è stata offerta quindi questa opportunità di diventare pilot, quindi far entrare Milano in questo consorzio e di altre città europee, sono coinvolti il Portogallo, la Germania, l'Inghilterra e noi. Adesso, e dunque noi abbiamo siglato appunto un accordo con la statale e abbiamo formalmente aderito a questo consorzio che ci consente di beneficiare di questa piattaforma che basando il processo partecipativo sul digitale, punta evidentemente sui due asset fondamentali che il digitale consente di integrare, cioè la trasparenza e la efficienza del processo. Fondamentalmente, qua sarò molto breve, sono semplicemente delle simulazioni dal punto di vista dell'amministratore, cioè noi attualmente, come vi facevo vedere prima in quella slide, inseriamo i dati in una tabella Excel, per compilare la quale però è necessario fare un lavoro di rastrellamento è davvero molto ampio tra tutti gli uffici coinvolti, che possono essere il verde, l'illuminazione, la mobilità per le piste ciclabili, cioè una pluralità di settori, e tutto questo rastrellamento di informazioni evidentemente è molto dispendioso.
La piattaforma invece consente di inserire in tempo reale i dati e quindi favorisce dal punto di vista del front-end del cittadino un avanzamento, cioè una possibilità di interagire con il suo progetto. Quindi ad esempio nell'editing dell'implementation plan, quindi quello che vedrà il cittadino è in tempo reale l'aggiornamento secondo tutti i parametri appunto inseriti dall'amministrazione. Analogamente per quest'altra fase cruciale, che è quella appunto del monitoraggio, il monitoraggio che diventa fondamentale quando è partecipato, nel senso che effettivamente il cittadino ha anche modo di interagire con i dati inseriti dall'amministrazione e dunque verificarli e farne sostanzialmente una sorta di monitoraggio civico. Vado molto rapida, evidentemente, ma i temi di riflessione sono già davvero sostanzialmente stati avanzati, anzi, dal mio punto di vista, interamente avanzati dall'intervento di Laura e poi confermati dall'intervento di Sabrina. Mi limito semplicemente a dire intanto appunto che noi stiamo in questa fase completando il lavoro di definizione del processo, cioè del patto partecipativo, ma lo stiamo, come dire, ragionando non in un'ottica di avviare il prossimo evento 2017, ma di avviare da subito il processo partecipativo nella sua interezza, a cominciare da un adeguato monitoraggio e dunque realizzazione dei lavori del bilancio partecipativo di 2 anni fa. E dunque noi integreremo questa piattaforma innanzitutto per consentire il monitoraggio che appunto sino ad ora non c'è stato dal punto di vista del cittadino, ma soprattutto la capacità di efficienza gestionale dal punto di vista dell'amministrazione. Il prossimo processo evidentemente avrà delle caratteristiche diverse rispetto al precedente. Una evidentemente è quella che la valutazione tecnica, cioè la fase di coprogettazione, sarà allungata, sarà partecipata, ma sarà soprattutto definita all'interno di criteri tecnici facilmente valutabili e facilmente confrontabili, quindi non in tecnichese, ma senza, diciamo, far perdere a questa specificità la sostanza, cioè il cittadino che partecipa al design della città deve poter essere teoricamente informato o avere a propria disposizione esattamente le stesse informazioni che ha il policy maker o l'amministratore quando prende le proprie decisioni, perché di progettazione di spazi urbani o di funzioni urbane si parla. L'altra differenza rispetto al processo della volta precedente è che noi abbiamo identificato la platea degli aventi diritto alla partecipazione con la platea definita nello statuto del Comune di Milano come aventi diritto alla partecipazione democratica che si estende ai cittadini italiani, ma anche membri UE, ma anche membri extra UE residenti a Milano dai 16 anni in su. Quindi è una platea evidentemente allargata anche ai city users. Quindi non limitiamo al diritto di residenza, ma ci allarghiamo al diritto di, come dire, cittadinanza effettiva su Milano. Ed infine, l'ultimo punto, che evidentemente è anche il primo, noi avvieremo il monitoraggio del processo del bilancio partecipativo 2015 come fase del processo partecipativo che proseguiremo appunto nel 2017 ed oltre. E in più la caratteristica che evidentemente il processo partecipativo del bilancio deve avere è quello di non essere un silos, ma essere uno degli elementi di un sistema molto più allargato di partecipazione e che non può essere avulso da quelle che sono invece le strategie
come dire, del policy making amministrativo. Noi quindi non consideriamo il processo del bilancio partecipativo altro rispetto agli altri processi partecipativi già presenti a Milano e più o meno insomma, con un coinvolgimento evidente del comune, quindi ad esempio il crowdfunding civico che è già stato realizzato, ma anche i patti collaborativi per i quali si sta già lavorando per una appunto, definizione di una regolamentazione condivisa. I punti, come dire, anche gli asset di intervento dell'amministrazione, quindi ad esempio quello che è stato chiamato il piano periferie, che consiste in una serie di interventi mirati, infrastrutturali, ma non solo, in alcune zone localizzate, e dunque questo chiaramente rientra con il insomma, nel bilancio partecipativo, evidentemente è la componente partecipativa di un qualcosa che può essere legato a questo obiettivo. E così come anche ad esempio il PEBA, cioè il piano per la eliminazione delle barriere architettoniche, che è un altro impegno che tra l'altro la precedente amministrazione aveva assunto, che comporta una visione di città nella quale il superamento delle barriere non è semplicemente un ausilio a una categoria di svantaggiati, ma viene intesa come una opportunità di apertura, di partecipazione, di inclusione, ma anche, come dire, di opportunità economica per attrazione di turismo, ad esempio, o per le attività commerciali. Quindi noi vediamo il processo del bilancio partecipativo in un'ottica, ecco, se vogliamo, circolare, sia rispetto ai processi partecipativi che comunque avvengono e che dal nostro punto di vista l'amministrazione deve avere la capacità di facilitare, non necessariamente di dirigere, e sia appunto dalla efficienza di questi processi partecipativi che non sono una cosa a sé e poi c'è l'amministrazione, non ci sono da una parte i cittadini che fanno queste robe e poi c'è l'amministrazione che si occupa delle cose importanti. I processi evidentemente si integrano e sono effettivamente di mutuo beneficio nel momento in cui sono anche, come dire, nascono da una logica di obiettivi chiaramente condivisi. Non le ripeto, queste sono delle buone pratiche che sono emerse da un incontro, da una giornata di lavori proprio sul tema della partecipazione che abbiamo fatto a Milano il 9 febbraio, alla quale sono intervenuti tra l'altro diversi colleghi di altre realtà, comuni, regioni, ed è, diciamo, la cosa che è emersa è quanto bene e quanto utile sarebbe poter effettivamente anche avere dei luoghi di scambio, non soltanto offline, ma anche quasi dei luoghi, come dire, di scambio online dove mettere a disposizione tutte queste buone pratiche, i tool che poi alla fine ciascuno di noi sviluppa, perché è evidente che i processi partecipativi non possono essere standardizzati, non c'è un modo unico con cui si possono fare i bilanci partecipativi, ma tutto debba essere sempre ricondotto alla dimensione, anche alle specificità del territorio. È altrettanto vero però che molto, soprattutto di tecnologia e di know-how, è già trasmissibile e se ne beneficia davvero tanto nel momento in cui si ha anche l'opportunità di, come dire, di scambiarle e fruirne anche in maniera rapida e veloce. Io vi ringrazio. Questi sono i miei contatti. Grazie a te Simona, interessantissimo anche questo intervento e lo dimostra anche il fatto che oltre 420 partecipanti sono rimasti fino a per ascoltarlo tutto, ben oltre il tempo previsto per questo webinar. Non c'è veramente tempo per rispondere alle domande, dobbiamo studiare con Laura e con gli altri colleghi del Formez un modo per dare seguito a questo ciclo di webinar perché l'interesse è stato veramente molto alto. Però ho ripreso la parola giusto per ringraziare tutti i relatori per la disponibilità e i partecipanti per aver partecipato in maniera anche così attiva in chat e in questi giorni da lunedì e sempre molto presenti. Un numero soltanto, abbiamo avuto oltre quasi 5.300 iscrizioni e oltre 3.500 partecipanti in 5 giorni per temi molto interessanti, sicuramente avremo occasione di tornare su questi argomenti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.
Al termine della sessione verrete reindirizzati sulla pagina dell'evento stesso, dove già troverete i materiali e nel primo pomeriggio anche la registrazione del webinar. Ringrazio nuovamente tutti per la partecipazione, che era il tema, il motto di questa settimana, quindi è proprio il modo migliore per chiudere la nostra settimana dell'amministrazione aperta. Grazie ancora e buon appetito e buon fine settimana.